con il consueto appuntamento con l'informazione sanitaria, la salute e il benessere. Ospiti della nostra puntata sono Paolo Miglio e Giulia Molteni, educatori professionali del Dipartimento Interaziendale di Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara. Abbiamo detto più volte nelle nostre trasmissioni che l'attività fisica è fondamentale per migliorare la nostra qualità di vita e cambiare anche i nostri stili di vita. Il vostro Dipartimento, abbiamo scoperto che mette in atto diverse iniziative in questo senso per migliorare il benessere psicofisico. Oggi parliamo di nuoto, palestra e passeggiate. Di cosa si tratta? Sì, il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Novara, tra le molteplici attività riabilitative che propone ai nostri pazienti, gli utenti del centro diurno, offre appunto l'opportunità di alcuni spazi che hanno come comune denominatore il movimento, l'attività fisica. In particolare appunto ci sono degli spazi strutturati di palestra e di piscina presso strutture del territorio della città di Novara e un'attività di camminata sempre nel territorio di Novara o in contesti limitrofi. Queste attività hanno come caratteristiche comuni l'essere organizzate in un piccolo gruppo. Gruppo di quante persone? Gruppo 5-6 persone per le attività di piscina e di palestra, un gruppo un pochino più numeroso per l'attività di camminata. Si svolgono appunto, sono gestite e condotte da educatori professionali del centro diurno e hanno una cadenza settimanale, questa è un po' la struttura. E quali sono le finalità che queste attività si propongono di raggiungere? Beh, sicuramente le finalità sono quelle legate al valore del movimento e dell'attività fisica per ogni individuo, quindi sostanzialmente contribuire alla prevenzione di alcune patologie, aiutare un pochino nel controllo del peso e in generale favorire, contrastare la sedentarietà che è un po' caratteristica della nostra vita moderna e ovviamente un'occasione di socializzazione. Un pochino più nello specifico della riabilitazione psichiatrica, queste attività perseguono appunto degli obiettivi legati proprio al nostro intervento, che sono sostanzialmente dare attenzione al corpo, il corpo che nei nostri pazienti spesso è un po' assopito, è dimenticato, spesso percepito come fonte di sofferenza. Quindi attività sportive di questo tipo consentono di ridare attenzione, di recuperare anche una piacevolezza, sostanzialmente riattivando delle energie in modo positivo, creando una sorta di circolo virtuoso delle energie. Sono occasioni, l'abbiamo un po' citato prima, di socializzazione e quindi in qualche modo contribuiscono anche a contrastare l'isolamento che spesso la malattia porta con sé. Ma come si riesce a proporre questi momenti che da una parte possono essere anche piacevoli, di divertimento, ma che richiedono un impegno costante? Perché vedo che c'è già difficoltà in noi, tra virgolette, persone considerate normali, che poi non è neanche così. Ma come a portare avanti un discorso di mi iscrivo in palestra come sempre a settembre, poi vado i primi 3-4 mesi e poi in blocco lì. Invece in una persona che ha già delle difficoltà e subisce già un disagio, come si riesce effettivamente a mantenere costante questa attività? Beh, un pochino la parola chiave l'hai un po' accennata tu, che è la piacevolezza. Sicuramente il movimento fisico, lo sport, portano delle sensazioni di piacevolezza, il farlo in gruppo in particolare, e anche la fatica, un po' le difficoltà che si possono incontrare, comunque contribuiscono a un sentimento di soddisfazione che rimane in quella giornata e comunque sedimenta nel tempo. Poi sicuramente il valore aggiunto e appunto quello che consente di portare avanti questo tipo di attività è un po' il setting terapeutico, perché per noi sono chiaramente attività terapeutiche. Voi mantenete anche in forma?
Ci proviamo. Sostanzialmente quindi la continuità che dell'attività, che quindi diventa un'abitudine rassicurante. La presenza dell'educatore, che è assolutamente leader sostanzialmente nella progettazione e condivide l'esperienza con gli utenti. Educatore che favorisce quindi la relazione con gli altri partecipanti, con delle persone esterne che possono essere gli istruttori della piscina o della palestra, e crea anche un rapporto di fiducia rispetto all'ambiente, l'ambiente che è un ambiente, appunto, non è la casa, non è il centro diurno, è un ambiente nuovo ma che diventa familiare. Queste sono un pochino le caratteristiche che consentono poi la continuità dell'esperienza. Ma sono attività che vengono svolte anche in gruppo e quindi penso che sia impegnativa. Qual è la risposta e i benefici che si ottengono? Il gruppo è importante perché attraverso il gruppo il singolo può crescere, può aprirsi, può anche confrontarsi. Esperienze ed emozioni vengono condivise tra di loro, ci si apre, ci si racconta, ci si ascolta e si crea un rapporto di fiducia, in quanto alla base di ognuno c'è una storia simile, che è quella di un disagio, quella di un malessere, che viene comunicato tra di loro e quindi si ritrovano nuovi interessi, si riscopre o si scopre delle vecchie situazioni che avevano vissuto in precedente, oggi si rigenerano e ampliano prospettive sempre nuove. Ed è dunque il gruppo è artefice di questo cambiamento, artefice in quanto la persona stessa sembra percepirsi meglio, sembra stare meglio e sembra trovare un maggiore equilibrio. Trovando un maggiore equilibrio cresce l'autostima e cresce tante cose che prima tale persona non aveva mai immaginato. Cambiamento, ma parliamo anche di autonomia. Persone che avevano tantissime difficoltà anche di muoversi, di parlare tra di loro, di uscire, di organizzarsi. Oggi invece riescono a farlo tranquillamente, quindi è una situazione che abbiamo trovato tante conquiste e oltre l'autostima che è la partenza. È alla base anche di ogni nostra. Ma a questo punto mi viene quasi spontanea la domanda, ma l'educatore qual è il suo ruolo? Ecco. Perché è fondamentale. È una domanda ovvia. Allora, l'educatore può essere considerato come un regista, come un attore, no? che cerca in mezzo ad individuare, offrire questi strumenti, quindi dà un tocco anche di creatività per individuare spunti diversi, prospettive diverse, nuove. Ma l'educatore non è mai solo, in quanto è anche una ricerca importante nel territorio e non lo può fare da solo, ma con un gruppo di appartenenza, quello del centro diurno. E questo permette anche di comprendere delle situazioni, di osservare l'ambiente, e qui osservare lo intendiamo letteralmente nella maniera più ampia, dai profumi, dai colori, dai suoni, andando in città, andando in campagna, eccetera. E l'educatore non può però condizionare l'altro, non può imporsi, ma deve saper aspettare e deve creare un rapporto quindi di fiducia, di ascolto, per capire proprio l'altro e non giudicarlo. Quindi deve sapere non calcare troppo la mano, ma trovare la maniera esatta per far individuare un equilibrio, una maggiore senso e autostima delle persone in questione. Insomma, detto in parole sembra facile, poi concretamente penso che sia un po' più complesso. Esatto. Ma non vi è mai capitato che un paziente chiedesse di fare di più?
Ecco, sì, diciamo che questa domanda mi può anche fare sorridere, in quanto sono gli stessi pazienti che a volte mi dicono anche di non esagerare e di rallentare. Perché noi, ad esempio, nel gruppo Camminate no, ci fermiamo solo nella nostra città, che Novara, la conosciamo, che anche qua c'è anche da dire che dobbiamo anche imparare a conoscere i luoghi, che non è mai scontato, e questo è anche una questione di autonomia delle stesse persone, ma soprattutto nelle città nuove che non si conoscono, c'è un programma alla base, ma c'è sempre qualche novità, qualcosa di nuovo, e il tempo sembra mai bastare. Ci sono però delle regole che ognuno di noi è tenuto a rispettare, e questo permette, la regola stessa, di far andare avanti il nostro cammino, il nostro lavoro. Non c'è mai, e questo assolutamente bisogna anche dirlo, un agonismo tra di loro, ma una partecipazione comune. Bellissimo, non c'è competizione, ma c'è proprio spirito, certo, di squadra. Ma se noi volessimo fare un bilancio di queste esperienze? Ma il bilancio di queste esperienze è positivo. È positivo personalmente, ma anche in un gruppo, in quanto abbiamo visto tante cose, ma soprattutto dobbiamo parlare nei dati. A, perché c'è un aumento delle persone che frequentano sia palestra, sia nuoto, sia attività di passeggiata. Ad esempio, nell'attività di passeggiata eravamo partiti con 3 o 4 persone, oggi siamo arrivati a 15. 15 persone vuol dire che ci sono tutti motivati, no? Sì. Ci organizziamo, ci partiamo, qua lo facciamo il mercoledì mattina, e quindi poi usciamo, chi in campagna, chi in città, insomma, siamo 2 persone, ci possiamo dividere, posso portare insieme, ma anche il nuoto tra l'altro è anche difficile, perché il nuoto mette in gioco tutto il nostro corpo, e 5-6 persone comunque vengono costantemente, la palestra la stessa cosa. È importante anche perché utilizziamo dei mezzi, degli strumenti di comunicazione, quindi dal treno, dai mezzi pubblici, eccetera. E queste persone sanno anche organizzarsi oltretutto al di fuori di noi, quindi nei sabati e domenica vanno a mangiare un gelato, una pizza, eccetera. Poi c'è tutta un'altra questione sulle paure, ecco, che la mia collega può affrontare. Lascio brevemente, perché abbiamo pochissimi secondi. Sì, un po' oltre i dati, in estrema sintesi, abbiamo visto una diminuzione un po' delle paure, dei timori nell'affrontare situazioni nuove, un aumento della consapevolezza di sé, dei propri limiti, delle proprie potenzialità. Abbiamo visto, così, dal punto più soggettivo, lo stupore di fronte alla bellezza magari di un paesaggio, meta di un'attività di camminata, o la leggerezza con cui si affronta una situazione nuova. Un po' la parola chiave del bilancio mi sembra davvero un po' l'accessibilità. Abbiamo reso queste attività legate al movimento accessibili per i nostri pazienti, e mi piace pensare che appunto dal movimento, dall'attività fisica, l'accessibilità consente a una partecipazione più attiva, una dimensione sociale, in una prospettiva anche che è un po' basagliana, no? Un po' della cittadinanza, della cittadinanza. Questo è un po'. Vi ringrazio per essere con noi, ma il tempo è proprio terminato, e quindi speriamo appunto che continuino queste iniziative, e soprattutto si riesca a superare il pregiudizio nei confronti della malattia mentale, che è ancora tuttora presente. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio i nostri telespettatori, vi invito a seguirci alla prossima puntata. Grazie e arrivederci. Thank you.